ragazzi, oggi sto provando, sono in giro, sono in treno, sto provato tutta la mattina Xiaomi Redmi Note 6 Pro e un po' un padellone come dimensioni, però è un telefono veramente interessante. Adesso posso anche farvi una valutazione sullo sblocco facciale e sul sensore di impronta, quindi il telefono è veloce ed è prestante, molto bello da vedere. E a questo punto passiamo al video. Premesso, la video lo sto registrando con lo Xiaomi Redmi Mi A2 Lite. Sullo schermo e sbloccato. Adesso proviamo sblocco con impronta, con sguardo, doppio tap e occhiali da sole. Buona luminosità però. E qui invece è un po' più un problema, non lo sblocca. Mi dà il codice, come vedete. E adesso lo facciamo anche con assenza di luce per verificare veramente le capacità del telefono. Quindi, doppio tap, sblocco, sbloccato, funziona anche al buio, ottimo, ottimo. Ok, Redmi Note 6 Pro viene venduto in due versioni, la versione 32 giga con 3 giga di RAM e la versione 64 giga con 4 giga di RAM, quindi se acquistate la versione 64 giga le prestazioni saranno simili a questo. Se acquistate la versione appunto da 32 giga le prestazioni saranno leggermente inferiori. In entrambi i telefoni comunque la memoria è espandibile con micro SD fino a 256 GB, quindi una buona archiviazione. Veramente un Qualcomm Snapdragon 636 e uno schermo in orizzontale da 626, è abbastanza grosso. Questo è un iPhone X e come vedete le dimensioni sono più abbondanti, più opulente in lunghezza. Lo schermo è buono e comunque anche il grip del telefono è buono. Come vedete lo sblocco facciale funziona bene. Cosa interessante è la fotocamera, che è quella posteriore, doppia fotocamera da 12 megapixel più 5 con risoluzione 4000x3000 pixel. Un'altra cosa è invece la doppia fotocamera frontale, vedete, con 20 megapixel f2, che non ho capito bene che cosa vogliano intendere con questa cosa. Registra in video in 4K, quindi 2160p e in 30 fps, quindi è leggermente inferiore rispetto, non so, a un Samsung S9 Plus o a un iPhone XS, eccetera. La fotocamera frontale invece fa video in Full HD 30 fps, ottimi. Altra chicca di questo telefono è sicuramente la batteria, 4000 mAh, quindi una durata a uso quotidiano diciamo normale di 48-36 ore, a uso intenso sicuramente dura meno. Però chiaramente se avete un altro tipo di telefono precedentemente con una batteria inferiore vi accorgerete della batteria e della durata della batteria. Una grossa pecca che ho notato è che hanno messo la polarizzata in maniera sbagliata. Allora, la polarizzata, visto che questo fa parte del mio lavoro, è la pellicola che viene messa tra display e vetro, quindi quella per non fare il riflesso diciamo della luce. Se voi lo guardate così, come vedete non riuscite a vedere niente, lo inclinate e vedete tutto il colore. Questa è una cosa che secondo me è un errore tecnico di costruzione proprio su questo telefono, perché io ho uno Xiaomi Mi A2 Lite e questa cosa non la fa. Questo è un iPhone X in verticale,
si vede bene anche in orizzontale, però vedete che si vede meglio in verticale. Molto, questo qui, ripeto, secondo me è un errore tecnico che ha fatto Xiaomi nella realizzazione di questo device. Cose che mi piacciono, partiamo con le cose che mi piacciono. Ok, attivando chiaramente dalle impostazioni il servizio, con doppio tap si potrà sbloccare lo schermo. Vi rileverà il volto quando lo avvicinerete al volto, se no il sensore biometrico dello sblocco di impronta posto sul retro è veramente funzionale, funziona benissimo. Un po' meno lo sblocco col volto. Andando in impostazioni, display a schermo intero, potrete attivare la modalità gesture, quindi diciamo che con dei gesti potrete utilizzare il vostro smartphone senza utilizzare, appunto, come vedete non ci sono la freccetta, il tasto home e il menu, adesso non mi ricordo come si chiama. Esempio, facendo così si potrà andare al task manager e eliminare le applicazioni. Quando aprite una pagina o comunque un'applicazione potrete switchare da destra a sinistra, poi per chiuderle, come avete visto, spingendo verso l'alto. Altra cosa interessante che si può fare nella sezione display a schermo intero è togliere e mettere il notch. Come vedete si può togliere e si può rimettere. Io lo tengo perché a me non disturba, c'è a chi non piace, quindi se lo può togliere in quel caso. Vedete qua vi spiega come usare le gesture che vi ho fatto vedere prima. Comunque se lo attivate il telefono vi fa un breve corso per spiegarvi il funzionamento. E dette tutte queste cose faccio le mie considerazioni. Xiaomi Redmi Note 6 Pro è un telefono interessante. Per le qualità che offre, qualità prezzo, ci siamo in pieno. Se volete dare un'occhiata alle offerte che ho messo in descrizione, sono tutte garanzia Italia e garanzia Europa, cioè 32 giga, però ricordatevi che 32 giga ha 3 giga di RAM invece di 4 e 64 giga con 4 giga di RAM. Quindi detto questo, cosa dire, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.